C'è tristezza. Vedere un senatore che corre in aula dicendo voglio fare il ministro dell'agricoltura e quello che propone di curare il Covid con le canne e di risolvere la xylella col sapone, già è indegno che sia in Parlamento, che poi una maggioranza si fondi sui Mastella, i senatori a vita, gli ex forzisti, i terrapiattisti, con tutto rispetto, e gente varia. Noi stiamo lavorando, io adesso vado in ufficio a parlare con i nostri governatori perché c'è il problema vaccini. Parlerete anche col presidente Mattarella? Sicuramente sì, gli offriremo la nostra idea del fatto che non è questo Parlamento a poter portare fuori l'Italia dai problemi in cui versa. Il problema di oggi è il problema del dimezzamento dell'invio dei vaccini dall'Europa rispetto a quello promesso, che per molte regioni significa fermare il piano vaccinale. Quindi, siccome per settimane ci hanno detto che bisognava correre, bisognava far bene, bisognava fare in fretta, adesso rischiamo di avere i frigo vuoti. Senta, ieri già due transfughi da Forza Italia, che è un danno per tutto il centrodestra, immagino. Ma no, è un danno per la politica, perché quella è gente che è stata votata da gente che li ha mandati a fare politiche liberali, di sviluppo, di crescita, e adesso sono coi ciampolillo sugli alberi. Cioè, a lei teme che ci possano essere altre operazioni? No, però mi vergogno per loro.